Ci troviamo a Borgo Mezzavalle, un piccolo comune nato dalla fusione di Viganella e Seppiana nel 2016. È un piccolo comune insediato in queste aree montane delle Alpi, e quindi noi abbiamo cercato di risolvere, tra virgolette, o tamponare questa problematica, che è lo spopolamento di queste aree marginali, quali siamo, con questa iniziativa Case ad un Euro. Queste case a un euro sono case da ristrutturare completamente. Il vantaggio per il proprietario che le cede a un euro è sicuramente, tra virgolette, di liberarsi di un immobile che gli darebbe solamente dei problemi nel tempo. Il vantaggio per chi viene ad acquistare questa casa alla cifra simbolica di un euro è di non avere dei costi vivi di acquisto dell'abitazione, ma di avere poi solamente dei costi di ristrutturazione e delle spese notarili per diventare proprietario. Questi immobili sono privati e quindi l'interessato o gli interessati arrivano su appuntamento logicamente con noi amministratori, ci rendiamo disponibili per individuare magari i vecchi proprietari che si possono conoscere, quindi facilitare i nuovi proprietari nell'acquisizione, nelle fasi preliminari, nelle fasi iniziali della procedura. Poi logicamente il proprietario futuro si dovrà appoggiare su uno studio tecnico di propria fiducia per tutto l'iter burocratico, atti notarili e quindi l'acquisizione dell'immobile. Noi sicuramente non chiediamo l'obbligo della residenza, ma solo per la verifica dell'iniziativa, una presentazione di un piano, di un progetto entro 2 anni. Dobbiamo solo verificare questa volontà da parte dell'interessato di ristrutturare veramente l'immobile. L'iniziativa nasce anche per ristrutturare queste case, che sarebbero delle case totalmente abbandonate, quindi andrebbero progressivamente nel tempo magari anche a decadere e a perdere sicurezza anche magari sulle vie interne del paese, se si trovano proprio all'interno dei centri storici. Quindi sia un modo per portare le persone a conoscere il nostro paese, a vivere qui, a stanziarsi stabilmente se lo desiderano, ma anche per recuperare i centri storici e quindi donare nuova vita a delle case che attualmente sono disabitate. Il numero di case acquisite, bene o male, è sotto la decina, anche perché poi la pandemia ha rallentato un po' tutto. La tipologia delle persone interessate a questa iniziativa, quindi all'acquisizione di questi fabbricati palesemente abbandonati, erano famiglie, ma anche semplici coppie che volevano estraniarsi dalla routine della città. Le persone vogliono rimanere un po' più al sicuro in centri non troppo affollati. Come amministrazione, per cercare di rendere appetibile il nostro comune e quindi garantire anche i servizi essenziali anche in funzione della nostra iniziativa Case un Euro, abbiamo cercato di lottare quotidianamente anche contro magari la chiusura dell'ufficio postale, della bottega, dell'asilo di valle. Quindi abbiamo cercato di garantire i servizi essenziali anche a livello di telefonia, ma anche di internet, anche perché poi bene o male noi possiamo garantire il collegamento anche con la fibra. L'industrializzazione, il lavoro si è spostato più verso le città e quindi lo spopolamento ha colpito anche per questi motivi questo comune, questa valle, e oggi mi sento contento di dire che
grazie a questa iniziativa, bene o male, abbiamo avuto dei riscontri. Attualmente il comune conta 300 abitanti, famiglie giovani sono poche. Negli ultimi anni c'è stato un incremento, quindi di nuovi nati, di bambini, fortunatamente, quindi danno speranza al comune e speranza al fatto che comunque anche famiglie giovani risiedano qui e rimangano nel comune. Per me l'Italia che cambia potrebbe essere la fine di questa pandemia, l'uscita da questo tunnel che sicuramente dà molti problemi in ogni settore. Per me l'Italia che cambia è ritrovare il sorriso nelle piccole cose, nelle gioie di tutti i giorni. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.